Sì, noi abbiamo col FAI un collegamento da moltissimi anni proprio riguardo la difesa del paesaggio, del territorio e della natura, e credo questa sia un'occasione ottima per dare il segno e il senso in tutto quello che sta succedendo con questo incendio grigio, come lo chiamo io, che divora ogni anno migliaia di ettari di terreno agricolo, di terreno naturale. Il suolo vuol dire molte cose, vuol dire ambiente, biodiversità, vuol dire dissesto idrogeologico, vuol dire agricoltura, turismo, qualità della vita e salute. Il dossier fotografa la situazione italiana e quello che appare è che dagli anni 50 si è sestuplicata la superficie urbanizzata del nostro paese e abbiamo un consumo quotidiano, ogni giorno pari a 75 ettari, cioè tra i 150 e i 200 campi di calcio. Un ettaro di suolo può dare per sempre ogni anno 40 quintali di grano, oppure 50 quintali di patate, oppure vino, oppure pascoli. Tutto è una ricchezza, è un patrimonio irriproducibile, e una volta coperto dal cemento sarà morto per sempre. Rendete conto come questo sia un paese in bilico, un paese al limite, come le campagne sono diventate terra di espansione di città, come non c'è più il confine tra una città e l'altra, come la città ormai è diffusa e continuata, come il mancato rispetto di piani regolatori, le deroghe normative, i piani casa, l'abusismo edilizio pregresso, le nuove infrastrutture non fanno altro che intaccare ulteriormente quello che è la vera ricchezza italiana, che è il paesaggio e la bellezza. Per i detrattori del cemento, l'edilizia rappresenta di fino a 10 milioni di lavoratori per un'occupazione del 15% del totale nell'economia nazionale. Noi riteniamo che un approccio ideologico di dire stop all'edilizia sia sbagliato. Noi diciamo che ci sono degli esempi virtuosi in Francia, in Inghilterra, in Germania, dove il comparto edilizio trova un logico sviluppo moderno, sostenibile, non solo nelle ristrutturazioni, ma nel ridisegno delle città esistenti, negli abbattimenti, nelle ricostruzioni, nell'utilizzo delle aree abbandonate, nelle riqualificazioni ambientali. Questo è il comparto del nuovo sviluppo dell'edilizia. In Germania costruire su aree libere, costruire in campagna costa tantissimo, mentre invece si hanno molti incentivi per costruire nelle aree già edificate o riconvertire le aree abbandonate ma che sono già urbanizzate, e pertanto ha ridotto questo processo di consumo del suolo. Bisogna cercare di difendersi, cercare di vincere questa tecnica, diciamo così, di modifica del territorio solamente a scopo, purtroppo, di speculazione edilizia, speculazione urbanistica. Il dossier fa il punto su quanto riguarda l'abusivismo pregresso, va ad individuare ad esempio che sono state 4 milioni e 500 mila le pratiche di abusivismo edilizio, di concessione in sanatoria ex legge sull'abusivismo che hanno caratterizzato gli anni 80, 90 e 2000. Costruire ancora in questi ambiti è una scelleratezza non soltanto sotto il profilo ambientale ma anche sotto un profilo della relazione umana, perché espone al rischio non tanto immobili quanto persone. Quindi la politica che cosa deve fare? La politica dovrebbe fare, cosa purtroppo non fa, non essere assoggettata a solamente spinte economiche, immediate, mercantili, speculative, cercare di pensare al di là delle prossime elezioni.